Ciao a tutti ragazzi, ci vediamo dopo l'intro per vedere cosa ne penso di Inter Fiorentina. A dopo. Ciao a tutti ragazzi, post partita di Inter Fiorentina. Allora, un Inter pazza, 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 pazza. Un Inter pazzissimo. Sono qua a Torino, a Piemonte, che ho guardato tutta la partita di Inter Fiorentina. Cosa devo dirvi? Un Inter in difesa che fa schifo, sono molto molto incazzato. Però questa Inter è pazza e vince nei minuti finali. Si viene subito la Fiorentina 1-0, secondo tempo, secondo minuto. Poi Inter in difesa che fa schifo. A fine del primo tempo, un grandissimo gol di Lautaro, anche se non meritato, Inter fa 1-1. Poi inizia il secondo tempo, sopra l'Inter rimonta con un gol di Lautaro, ma quasi un altro gol. Sembrava che l'Inter avesse la partita in mano, poi improvviso contropiede della Fiorentina, Ribéry per Chiesa 2-2. Incredibile, Fiorentina fa anche il 3-2. Sembrava tutta persa questa partita qua, però Inter fa dei cambi. Quindi qua guardiamo la qualità della rosa dell'Inter. È entrato Nainggolan, Sensi prima, Nainggolan, Vidal, un centrocampo fortissimo. Fortissimo che l'Inter riesce a ribaltare prima a fare il 3-3 con Lukaku e poi 4-3 con Dambrosio nei minuti finali. Una pazza, pazza Inter ragazzi. Però vinciamo, questo è importante. Dobbiamo migliorare molto in difesa e non vorrei, per favore, vedere una difesa così scandalosa, scandalosa, scandalosa. Però sono contento, forza Inter, sempre, perché abbiamo vinto una partita importantissima. Non dovevamo pareggiare la prima partita, dovevamo vincere per forza. Quindi grande ragazzi, grande, grande, grande. Forza Inter, sempre comunque. Grandissimo Hakimi che fa subito un assist per Lukaku. Lukaku per me, nonostante i gol, il peggiore in campo. Ciao a tutti, forza Inter.